Indovina chi viene in radio. In onda, indovina chi viene in radio.
Bene, buongiorno a tutti da Antonio Romano. E beh, ascoltando Mare Verde, ormai si sa, ma l'abbiamo anche pubblicizzato abbondantemente sui social, che oggi avremmo avuto un mio caro vecchio, tra virgolette, nel senso di attività. Lui è giovanissimo, Mario Trevi. Buongiorno, Mario. Ciao, ciao Antonio. E vorrei veramente salutare tutta questa tua bella radio. Grazie. Che la curi molto bene. E secondo me dovresti avere un premio. Tu perché... hai messo per iscritto questo, mi fa piacere che tu lo dica anche agli ascoltatori. Sì, perché ti interessi della bella musica napoletana, delle belle canzoni napoletane, dei belli artisti napoletani, e questa è una cosa che fa molto onore a noi napoletani come cantanti e come cittadini. Perché avere una persona come te che da anni si interessa esattamente e prettamente della nostra bella Napoli, della nostra bella canzone, dei nostri bei artisti, autori, compositori, musicisti, editori, è una cosa veramente rara. Noi abbiamo un tesoro inestimabile, come avere il gioiello ma lì in cassaforte, noi sì. Lo dobbiamo tirar fuori, lo debbono vedere tutti questo gioiello, io dico sempre, per fortuna, diciamo al di là del Garigliano in poi lo apprezzano tutti, anche al nord che sono così drastici nei nostri confronti, quando si tratta della nostra arte, della nostra canzone, non possono dire niente, non hanno alcuna possibilità di poter criticare. D'altra parte, tu che hai girato il mondo lo sai meglio di me, che sì. La canzone napoletana rappresenta la canzone italiana nel mondo. Io per esempio che giro ancora il mondo, vado a cantare in tutti i posti quasi del mondo, mi manca solamente il Giappone e la Russia, ma mi domando, dico, ma perché questi napoletani che stanno all'estero, quando ascoltano le nostre canzoni e vedono noi, si sentono veramente gioiti? E invece a Napoli, come se fosse una cosa, dice, ah boh, che hai fatto? Sai che cos'è? Probabilmente abbiamo tanto di quel bene che non riusciamo ad apprezzare. Questo è un grande problema, io lo so. È un po' come il milionario, no? Che c'ha tanti milioni che non sa quante ne sono. E quindi non riesce manco a goderli appieno questi soldi. Non io prima ti ho detto una cosa molto che sento proprio dal cuore. I giovani di oggi praticamente non sanno niente della nostra Napoli, delle nostre belle canzoni, degli autori che ci sono stati, degli editori, ma non... La cosa brutta, sai qual è? È che se io dico vicino a un giovane, sai, domani mattina io vado a fare Radio Amore, quello si vergogna un poco, come si dice, che fai? Dove vai? Perché non sa l'importanza di questa radio e di queste belle cose che tu metti della nostra bella Napoli. Ma se ci fosse una scuola obbligatoria per informare i giovani quali sono gli artisti, quali sono stati gli editori, gli autori, i compositori, insomma tutta questa gente che ha creato veramente musicalmente Napoli, secondo me questi ragazzi direbbero, ah, vi chiediamo scusa perché noi non sapevamo tutto questo grande patrimonio. Ecco, sono i giovani che non sono educati, tra virgolette, sì, informati. Sì, allora è chiaro, sì, che è vero, non è hanno l'esatta contezza di quello di cui parliamo. Mare Verde era la canzone che ci ha introdotto in questo incontro con il nostro Mario Trevi. Mare Verde si classificò al secondo posto in quello che era il Festival di Napoli, inopinatamente. Era il Giugno Canoro. Era il Giugno Canoro. Del 63. E 61, 61 Mare Verde, sì, Mare Verde, che praticamente cantavamo io e Milva. Ecco, l'abbinata, diciamo, esatto. Mario Trevi che era un giovane emergente. E pensi che quando Milva venne a Napoli, che veniva già dal Mare del Cassetto da Sanremo, sì. Disse vicino a me, disse, senti, ma mi vuoi fare la cortesia, come anche Claudio Villa, quando ha cantato Conti Lambaro con me, Villa, volevano essere spiegate veramente che cosa significava quella parola, quella frase, e come si diceva in napoletano. Ebbene, questa è una cosa bella, era una cosa importante. Certo. Mario, ovviamente io prima di passare al secondo pezzo vorrei spendere qualche parola su questo festival. Si sono dette tante cose nel 71, io ho avuto la sensazione che un poco di animosità ha fatto sì che la RAI si defilasse, voleva già fare questo, gli è stata data l'opportunità. Ci vogliamo limitare a questo tipo di... Sì, ma certamente, quasi dice per colpa di Mario Abbate, insomma mi ha detto io ho messo la bomba, non è vero proprio niente, è che praticamente la RAI...
sapeva benissimo che noi davamo molto fastidio al Festival di Sanremo, ecco. Perché noi siamo stati veramente quelli che ha fatto tremare il Festival di Sanremo. E allora che cosa ha combinato la RAI? Ha detto va bene, per portare molto in alto il Festival di Sanremo dobbiamo eliminare un festival che si chiama Festival di Napoli, che veramente ha dell'ascolto non indifferente. E però mi voglio congratulare con diciamo così il Consiglio Comunale di Sanremo assieme al sindaco, che puntualmente ogni anno già in questo momento stanno facendo una trattativa, ecco, per fare il Sanremo del 2018, perché loro sanno che attraverso questa grande vetrina si parla di questo Sanremo e si parla della canzone all'italiano. E si crea allora voglio, tutto, certo, insomma, certo, e si crea un grande lavoro intorno a sta storia, certo, che certo. Si chiama Festival di Sanremo. Mi domando e dico, ma i nostri dirigenti che ci governano qui a Napoli, invece di spendere tanti soldi inutilmente, perché non pigliate molti denari e li spendete per il Festival di Napoli? La domanda e la risposta ve la do anche io, dice, ma dove stanno i cantanti? Ci sono i cantanti, perché quando sono. Io ho fatto il Festival di Napoli, è venuto a cantare Claudio Villa, è venuto a cantare Betty Curtis, è venuto a cantare Milva, è venuto a cantare Johnny Dorelli, è venuto a cantare Robertino, e si fa il Festival di Napoli con i cantanti all'italiana e vediamo se sanno cantare napoletano. No, sono d'accordo, io ti dico una cosa, io da ragazzino facevo un tipo di musica, diciamo, più come dire, moderna, alternativa, però io mi appassionai ai Festival di Napoli quando intelligentemente all'epoca invitavano i Giganti, quei Kiff 84, sì, i Balordi hanno vinto un Festival, sì, di Napoli, perché anche poi le epoche cambiavano, ecco, allora a un certo ecco. momento sono usciti i Capelloni, i Barboni, ecco. eccetera eccetera, ed è successo che veramente si discuteva. Io mi ricordo come se fosse adesso, la sera del Festival di Napoli alle 8:30 alla strada non c'era più nessuno, l'abbiamo visto e c'era gente che addirittura si faceva aggiustare il televisore che sì, era rotto perché sì. doveva vedere il Festival di Napoli, eh sì, e quando non c'era ancora il televisore era la radio che suonava in tutti i vicoli proprio, certo, le canzoni, certo. E i fans che si dividevano tra l'uno e l'altro cantante. Andò, noi abbiamo una cosa molto bella a Napoli, sai qual è? Che cos'è? Tenimmi gli artisti, tenimmi gli autori, tenimmi i poeti, tenimmi la gente. Noi siamo un popolo che siamo più bravi di tutto il mondo. Noi tenimmo un coro rosso quando è Vesuvio. questo è il problema dei nordisti. Non lo, perché loro hanno paura di noi. Lascia che te lo dico io, che io ho a che fare con ti questa credo, gente. Loro hanno paura di mettersi a competenza con noi, perché loro sanno che noi siamo un po' come gli americani. Io ho una figlia in America, sai che cosa fa? Dice, babbo, ma tu hai capito che a mia figlia non la possono vedere i ragazzi americani? Dico, e perché? Dice, perché è troppo intelligente, subito impara la lezione al momento. E così sono un po' i nordisti. Hai ragione. Fermiamoci un poco, ancora musica. Se Mare Verde era secondo, invece Mandolina da Blu è prima, la Piedi Grotta del 62. Assieme a Emilio Pericoli. Ecco, ascoltiamola. Solo che sta musica è ponendo più mandolina di Napoli, mandolina da blu, mentre dinta ruttata sta mandolinata sospira per te. Cioè dei sonno, tu te suona con me, una strada d'argento che stonno lucente ci portano noi ne. Linda mare in la smerdote, ci addormi in mare.
faccia catena d'amore, sti capelli lo manto l'uccello, fronne rosa e sta bocca innocente, come la base sospira per me, tutte stelle di Napoli. Se mi guardi tu, amore mio, se specchio dinta chi stucce blu. Strada d'argento che stonno lucente ci ha parto noi d'indamare questo e l'altro ci ha durmi m'abbracciati mentre d'indaltare sta mandolina di sospiro di te. Mandolinata blu. Indovina chi viene in radio. E rientriamo di nuovo in voce. Mario, abbiamo detto che se noi volessimo parlare di tutte le cose che ci interessano e ci fa piacere, avremmo bisogno di stare insieme un annetto di seguito, facciamo dei programmi quotidiani, perché abbiamo tante di quelle cose. Sì. Tu hai messo veramente il dito sulla piaga sul discorso Festival di Napoli, perché io ho sempre detto, guarda, noi non ci siamo mai confrontato sull'argomento, però io ho sempre sostenuto, e lo sanno gli ascoltatori, che il Festival di Napoli lo può recuperare soltanto l'istituzione. Come Saremo così essere certo. Il Comune di Napoli ad appropriarsi e così è nelle condizioni anche di gestire certe pressioni che potrebbero venire nel caso in cui un singolo soggetto si cimentasse, ma insomma voglio dire, l'istituzione diventa un'interfaccia importante anche per una grande televisione, per una serie di aspetti, e si potrebbe rilanciare. Gli artisti ce ne sono tantissimi, anche se i più giovani che si sono avvicinati alla canzone classica napoletana hanno bisogno veramente di un aiuto, di un conforto, perché si vogliono, giustamente, sono estremamente avviliti, non trovano spazi. D'altra parte loro stessi dicono, se non lo trovano a volte, se non in maniera, diciamo, non continuativi, grandi, big, come può essere anche Mario Tre, figurati che spazio c'è per me. Però bisogna avere fiducia, perché se si amplia l'attenzione nei confronti della canzone è evidente che poi i giovani ne fuoriranno, perché Mario canta, perché mi può cantare pure ai 100 anni, però è un poco, è un poco come l'esempio di Sanremo ultimo, esatto. E questo Cabani chiusa viva assolutamente. Dunque, se cantavo questa canzone così regolarmente in un night, oppure per esempio in un locale, si sentiva arrivederci e grazie. Invece in quella manifestazione, che è una grande vetrina mondiale, questo ragazzo con questa canzone molto orecchiabile, anche un po' copiata, ma comunque, e a un certo momento ha trovato lo spazio che la gente ha ascoltato questa canzone attraverso questa grande manifestazione, e ha fatto quello che sta facendo. E perché non dovrebbe succedere anche a Napoli? Potrebbe succedere anche qui, sicuramente. È chiaro. Passiamo da Paolo in Frasca. Tu c'hai un nipote che è veramente un bijou, perché questo ragazzo è preparato storicamente, musicalmente, è un grafico d'eccellenza, insomma. Io devo dire la verità, questo ragazzo veramente è il mio orgoglio. I nipoti sono tutti cari. Però lui, sai, se tu parli di che cosa vuoi parlare, degli uccelli, lui ti spiega e ti dice. Ma la cosa che mi ha fatto molto piacere, che mi ha colpito, è che lui gli piace veramente questo mondo che sarebbe lo spettacolo, il teatro, il cinema. E come infatti lui sta imboccando questa strada di regista,
e sono veramente contento e orgoglioso, perché diciamo sta iniziando così con questo Oscar Di Mai che ha fatto sarebbe Bucafone sì. E poi con me che ha preso queste canzoni mie, diciamo che ho fatto a mezzo secolo di canzoni, questo diciamo così a Ecuba Pino Ecuba Pino e Cuba. E praticamente insomma questo Pino ha detto mi fa piacere, le voglio trasmettere, e lo voglio dire anche pubblicamente, diciamo. Questa rete Eduardo, che sarebbe poi Canale 21, sì. È anche un'altra persona che si preoccupa delle nostre cose napoletane. A me mi fa piacere perché questa Tele Eduardo manda delle trasmissioni nelle case di questa gente che sarebbe poi Napoli, che accontenta questa grande fascia di persone anziane che riascoltano queste belle sono canzoni. Sono appassionati, certamente. E io sono orgoglioso di questo ragazzo che sarebbe Salvatore Architravo, ecco, regista, un applauso regista con i fiocchi, sono io il nome che ti fa un applauso perché sei bravo veramente, e chiaramente è un momento molto difficile, e poi in questo mondo se non hai diciamo così la fortuna, come diceva Domenico Modugno, nel mestiere nostro devi avere fortuna e poi fare. Dunque, intanto devo dire anche un'altra cosa: tu sarai evidentemente una persona positivamente come dire, contagiosa, perché intorno a te praticamente sono nati tanti tuoi parenti discendenti, tutti artisti. Io ho modo di apprezzare tantissimo Gianluca, che è un ragazzo bravissimo. Gianluca Capozzi, in effetti, sì. È tuo nipote, in effetti. Gianluca. È il fratello cioè il figlio di mio fratello Pasquale, ecco. Sarebbe Lino Capozzi, sì. Che poi ci sta Franco Moreno, i nipoti miei, dinastia, insomma è una famiglia di canterini. Però di Mario Trevi bisogna dirlo, ce n'è uno suo. Vabbè, insomma, diciamo che sono il più grande di età. Oh, allora andiamo un attimino, noi non possiamo fare una storia perché non la finiremmo più, però siamo obbligati, andiamo al 63, però faccio una premessa, qualcuno dice ma sto Mario Trevi, quant'anni tiene? Il problema è grandicello, per l'amor di Dio, non è un ragazzino. Però Mario Trevi ha raggiunto il successo in età giovanissima. Sì, 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 è vero. Perché in effetti, indifferentemente, era poco più che ventenno quando l'ha cantato. Ma io mi ricordo 63. Che nel 60 ho fatto il primo festival di Napoli con Canzone all'Antica, e c'era il generale Guidotti che non mi voleva far cantare perché non ero maggiorenne. Non eri ancora maggiore. Perché io sono del 41. Dunque, arrivato al 60, quando so? Erano, diciamo che avevi meno di 18 anni. 18-19 anni. Esattamente. E non potevo io partecipare perché ci stava una clausola che diceva i minorenni di età non possono partecipare. All'epoca erano estremamente severi in questo senso. A un certo momento, siccome che poi la Durium aveva come cantanti all'epoca Aurelio Fir, Nini Ross, Marino Marini, la Flo Santos, eccetera, disse vabbè, se non fai cantare questo ragazzo io prendo tutto il mio gruppo e me lo porto. E allora il generale Guidotti disse e come facciamo il festival di Napoli, e il generale disse beh mi hai intrappolato. E così io partecipai a questo primo festival di Napoli nel 60 con Canzone all'Antica. Poi abbiamo detto Mare Verde nel 61, ma nel 63 indifferentemente è una cosa, guarda non squilla mai il mio telefono, mi devi credere, mai, adesso lo zittiamo, ecco qua, ma credimi mi chiama una persona a settimana, proprio adesso, vabbè, il bello della diretta, guarda come ridere, vabbè io sono poco professionale sotto questo aspetto. Come mai? Allora, stavo dicendo, nel 63 si crea un'alchimia incredibile, perché il pezzo è bellissimo indifferentemente, la coppia di cantanti superba, perché parliamo di Mario Trevi e Mario Abate, sì, primo posto avrebbe dovuto essere il vostro, diciamo, e la storia lo disse la Maria Paris, che cantava assieme a Claudio Will Yammiata, ricordi tu? Lei disse proprio dietro alle quinte, era mortificata, proprio lei, Maria proprio mortificatissima, disse dietro alle quinte vicino a me del teatro Mediterraneo, disse Angie Vacenza, non è colpa mia, però la canzone tua è assai più bella. Senti Mario, ma vogliamo ricordare, io ricordo Mina, ma tanti altri, cioè è una delle canzoni napoletane più cantate al mondo. L'hanno cantato tutti quanti, ma proprio tutti.
Questa è stata veramente una canzone molto bella, ma molto fortunata, perché lei adesso si trova nella poltrona dove sta seduto solo mia, dici in cielo buio, insomma tu canucciagni, eccetera. Perché è diventato un classico mondiale, hai capito? Questo a dimostrazione del fatto che è vero che la canzone classica, diciamo, ha avuto un momento d'ore tra il 1880 e il 1945, ma ha proseguito alla grande anche dopo con voi altri, insomma, con te, con Bruni. Ma io voglio sottolineare una cosa molto importante. Qui si parla sempre di Giacomo, Valente, Bovi, Tagliaferri, Russo, eccetera, eccetera, eccetera. Però non dimentichiamo che dal 49 fino al 1980 Mazzocco, ci sono stati dei grandi autori come Pisano, Cioffi, come Rendine, come Mazzocco, come Bonacura, De Crescenza, insomma hanno fatto delle cose bellissime per Napoli. Certamente non sono diventate classici mondiali come Indifferentemente, perché Indifferentemente è stato un poco molto più fortunato delle altre, ma ci sono bellissime canzoni, per esempio io te ne cito una come Vurria, Solitudine, eccetera. Però a questo punto voglio dire che non è vero che la canzone classica napoletana è solamente O solo mie, dici di Incelvuglie, quella di Rose, Tu canucchiagno, insomma, ci sta anche questa roba qua. Ma diciamo pure un'altra cosa, che molte canzoni napoletane sono, come dire, sono come, come quei giacimenti archeologici che sono ancora sottoterra, vanno veramente tirati fuori, ma a volte, ecco, voglio dire, ci vuole un lavoro grosso e anche sacrifici per tirarli fuori mano a mano. Certo, voglio dire, cantanti come Mario Trevi hanno fatto voglio dire un'operazione importante, perché ognuno di loro ha inciso raccolte copiose, diciamo, di pezzi moderni per l'epoca, ma anche più classici. Quindi lode a Mario Trevi e ascoltiamoci Indifferentemente. Bello. Dall'ora di mascere resta a mano in mano senza tenere coraggio ci guardare fammi quello che vuoi indifferentemente tanto saggio che sono, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettare mai, che indifferentemente si tu m'acciri non ti dico niente. Mentre mi scippa vietta che sto cuore non sento più dolore e non tengo più lacrime per te. Sto veleno non aspettare
ardentemente, se tu m'accidi non ti dico niente. E indifferentemente io perdo te. Indovina chi viene in radio. Sicuramente l'impostazione rigorosa del canto e anche una tua non nascosta ammirazione per Sergio Bruni sicuramente, insomma, fanno di te non un bruniano, perché sarebbe una cosa scorretta dirlo, ma uno che comunque come Bruni ha affrontato la canzone in maniera rigorosa e seria. Certo, certo. Sergio Bruni? Pensi che io sono nato come cantante, diciamo, ognuno di noi ha la sua chimera. Per esempio Totò aveva come suo, diciamo così, punto di riferimento Gustavo De Marco, certo. Ecco, per esempio, Dorelli ha avuto come esempio Sinatra. Celentano ha avuto come esempio Jerry Lewis. È chiaro. Sì. Io ho avuto come esempio Sergio Bruni, perché io sono nato come cantante ascoltando Sergio Bruni, però mi hanno fatto capire i miei maestri, guarda che se tu fai l'imitazione di Sergio Bruni non succede niente, perché sei un falso. Allora io ho detto, ma io mi voglio far conoscere, perché non si ricordano di me. E allora hanno detto i maestri veri, quelli di all'epoca, dice no, dobbiamo mettere fuori la tua vera voce, quello che tu veramente c'hai dentro, e vediamo che succede. E così abbiamo fatto nel 59 con Sicilia Assam, ed è andato molto bene. E però io di Sergio Bruno ho una grande stima, perché è stato dal 51 al 60, a me mi ha fatto morire con le sue bellissime interpretazioni. Poi le altre, diciamo, dal 60 in poi, non sono stato molto soddisfatto, nel senso che lui aveva una voce dal 51 al 60 veramente che era un angelo, sì. Un angelo. Però, tanto di cappello, un grande artista, e Napoli ha avuto veramente dei grandi artisti come Franco Ricci, Maria Abate, Maria Paris, La Cristiana, Rondinella, Fierro, Tullio Pane, insomma tantissimi. Poi si sono infilati, insomma, i cantanti del nord, Achille Togliano, Gino Latilla, Nilla Pizza, addirittura Oscar Carboni, insomma, Emilio Pericoli che cantava. Ma perché la canzone napoletana era, voglio dire, allettante un po' per tutti. Tu prima mi racconti... Era un po' come la sfogliatella la canzone napoletana. È buona, voglio dire, attira. Tu prima mi raccontavi in privato, mi piacerebbe che tu raccontassi anche in pubblico, in effetti anche Renato Carosone deve a Sergio Bruni il suo successo, diciamo. Questa è una cosa che me la raccontò Alberto Amato. Sì. Alberto Amato, tu sai che è stato un cantante prima di Franco Ricci, prima di Sergio Bruni, prima di Rondinella, prima di me, prima di tantissimi altri, e di Carosone. E dell'immediato dopoguerra. E dunque, Carosone faceva questo suo repertorio che adesso è diventato un repertorio mondiale, perché le canzoni di Carosone adesso, se tu prendi il tuo Fallo Americano, a me mi sembra una canzone che è stata fatta stamattina, e con quest'aria moderna, così moderna, trovare una canzone scritta stamattina, insomma il 15 giugno 2017. E allora mi diceva Alberto Amato che Sergio Bruni incideva con la voce del padrone, e allora disse vicino a Bruni, disse, senti Bruni, siccome che tu sei scritturato della voce del padrone, perché non facciamo una cosa? Ci sta questo Renato qua, che praticamente sta sull'edizione da E a Mario, faceva una specie di coordinatore, sai, insomma, suonava, faceva ascoltare le canzoni di E a Mario, eccetera. Dice, perché non facciamo una cosa? Vediamo se possiamo far fare un provino a Renato Carosone.
E Bruno disse va bene, parlò all'epoca con i dirigenti della Voce del Padrone e lì insomma è nato questo Renato Carosone con queste grandi canzoni su, a modo suo, cantate in quel genere che adesso è molto attuale. Pensi un po' che nel 1950, 52, 53 lui già faceva queste canzoni che adesso sono moderne. È vero. Nacque questo grande Renato Carosone, che io ho avuto il piacere di stare vicino a lui, di cantare insieme a lui in America, fare molti show in America, Toronto, Boston, Chicago, Montreal, insomma ho girato molte volte con lui e con la Nilla Pizzi all'epoca, sì. Perché in America si facevano i spettacoli in questa maniera, la canzone all'italiana e la canzone napoletana, perché si prendeva tutto l'Italia, sì. Del nord, del sud, del centro e si facevano ascoltare queste canzoni napoletane, all'italiana, eccetera. E si dava uno spettacolo, sì. Completo, se vogliamo, no? E allora andiamo ancora avanti con la musica. Io sfottevo mio figlio quando era piccolo, perché piangeva a volte anche in maniera, diciamo, indiscriminata. Gli dicevo sempre: e mo che chiagna fa? Che chiagna fa? E che era un grande successo. Che poi, che poi la gente la chiamò Ubaci Giuda. Ubaci Giuda, è vero. La cantavamo io e Tony Astarita. Prendemmo il terzo premio. E insomma, che non era facile. Non era facile. In mezzo a quei mostri. Ascoltiamo. Diamola. Per te bastava una scusa soltanto, e ti liberavi me, e rimanevo cucendo con mille pensieri. Parlava di te, ma stasera che coraggio che tenuta mi va a sapere. Oh, bacio giovuta, mi viene da stasera. Ehi, mai come stasera, più bene voglio a te da stare in mano, da base in mano, e te perdono quello che hai fatto a me. E mo che chiagna fa, che chiagna fa, sti lacrime so come foglie morte, caduta coppa n'albero, senza sentire dolore. Oh, bacio Giuda, chi sta ti mi va bene, stasera scritta di impietà me. Fatta me, e mo che chiagna fa, che chiagna fa, sti lacrime so come foglie morte, caduta coppa n'albero, senza sentire dolore. Oh, bacio Giuda, stati mi va bene, stasera scritta addio, pietà me. E
Indovina chi viene in radio. Bene, rieccoci qua. La cosa bella, guardate, di questo signore che per me rimane un mito della canzone napoletana, è che lui ha saputo sempre affrontare le novità, diciamo, e le ha accolte sempre con largo anticipo rispetto agli altri, cosa evidentemente che denota una sua intelligenza e un intuito veramente al di fuori del normale. Perché dico questo? Perché Mario, chiaramente, dopo i fasti di, ovviamente, del Festival di Napoli, e quando c'è stato il momento in cui tutti i grandi artisti si cominciarono a dirigere verso la sceneggiata, Mario non ha disdegnato, anche se magari poteva non essere un vero e proprio appassionato, avrei pensato, casi voglio campavoria, sì, mi debbo creare la sceneggiata. E rimane celebre, per esempio, a Pagella, no? come sceneggiata. Insomma. Ma quella, per la verità, è nato il primo U Carabinieri. Ah, U Carabinieri, è stato attacco un film. Io stavo con la Zeus, no? Con il grande Spedito che adesso ci sta, il nipote che si chiama Spedito. Sì. E allora mi chiamò e mi disse, senti Mario, qua ci sta una canzone di Palomba. No Palomba, questo qua, Palumbo, Giuseppe Palumbo. Sì, Giuseppe Palumbo, sì. E questo Giuseppe Palumbo fece, tu ricordi che nel 72... Perdonami, salutiamo un attimo la moglie e le figlie, perché sono nostre ascoltatrici assidue. Ciao, mi fa piacere, tutto bene? Ok. Niente, dicevo che questa canzone, questo Giuseppe Palumbo la portò giù alla Zeus, e io non c'ero. E Barrucci mi chiamò, mi disse, vieni un po' qua perché ci sta un testo che, se ti ricordi, in quell'epoca ammazzarono il primo carabiniere in Italia, sì, che si chiamava Francesco Calabrese. E allora a Giuseppe gli venne questa idea, a Giuseppe Palumbo, di fare un testo su questa, questa disgrazia. E mi sono incontrato laggiù. E a un certo momento, insomma, io sono rimasto un po' così, ho detto, ma sai, io sono un cantante che canta le canzoni festivaliere, le canzoni classiche, questo fatto che devo ammazzare un altro per difendere mio fratello, non me la sento. E questo Barrucci mi disse, e allora vuoi stare a deposito? E io lo guardai e disse, com'è a deposito? Dice, perché adesso va di moda questa roba qua, se tu non sei d'accordo certamente devi stare un poco seduta nella poltrona dove riposano i cantanti. Tu dovevi stare in campo, quindi. E allora questa parola a me non mi andava. E siamo usciti, mi ricordo che pioveva proprio, ma veramente forte, forte, forte. Ci stava il maestro Gianni Aterrano, che ci salutò così in fretta, ciao, 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 ciao. Allora io con questo testo in mano dico, senti Giovanni, ma rimane una cosa, ma tu ti sentiresti di musicare questo testo? E lui doveva andare di fronte a San Carlo per prendere il pullman per poi andare. Lui la guardò, gli diede uno sguardo e disse... vabbè, mo me la porto, domani vi faccio sapere. L'indomani mattina ci siamo visti giù alla Zeus, che stava sotto alla galleria, ha portato il testo con il motivo, ci siamo messi lì ed è nato Carabiniere. Ecco. È nato Carabiniere e mi ricordo che facevamo una trasmissione televisiva, io, Merola e Mauro, che praticamente incominciavo con un coltello che andava a finire sul tavolo in Rai, a Fuorigrotta, e facemmo, insomma, debuttai come, diciamo così, cantante di crimine. Di crimine. E da lì, diciamo, c'è stato un filone che è durato un po' di anni. Devo dire la verità, io all'epoca magari ero giovane, quindi ero poco propenso a quest'arte, ma poi l'ho rivalutata, perché poi sostanzialmente, al di là di qualche momento, diciamo, tosto, però in fondo il risultato è sempre lo stesso, il bene che vince sul male. Ma io ti ho detto, ci sono tanti episodi su questa storia, perché sai, vedere... È come un po' il monaco oppure il prete che ha fatto messa per tanti anni e poi a un certo momento si spoglia e dice no, non voglio fare più prete. E allora mi successe una cosa molto bella, che ci incontravamo alla stazione, no? Dopo lavorata alle 3 di notte, e mi incontrai una notte, tutte le sere ci incontravamo tutti gli artisti che finivamo di lavorare, cioè, per le feste di piazza, e Mario Merola mi guardava da lontano, poi si avvicinò con il suo modo di parlare, disse, mo canto pure due canzoni malavita. Allora io gli dissi, senti, io mi sono scucciato come fici partire da Torto, tu e Pino Mauro, e mo la dobbiamo dividere in tre, che sta Torto. E gli dice,
e mi fa piacere, vorrei che io avevo ragione. E avete avuto ragione tutti e tre. Però logicamente, poi va Calepre. Uh-huh. Un bel giorno uscì sul Mattino Mario Trevi, insomma, diciamo così, criticava un poco questo mio accettare di cantare le canzoni di Malavita, di Giacca, come si può dire. E io andai al Mattino e disse: senti, mi hai troppo mortificato, adesso per ricompensa devi dire che praticamente io ho fatto questo perché era una moda. Allora lui, con una santa pazienza, disse: vabbè, siccome che tu sei un artista, detto da lui, allora io domani mattina metterò, e mi portai una giacca a pressi, sai, insomma, fuori via Caraggio. E il giorno dopo uscì questo articolo dicendo: Mario Trevi ha dovuto cambiare genere perché è di moda in questo momento la canzone di Malavita. E così, insomma, ci sono tanti episodi di cui poi avremo modo, perché noi ci vedremo. Però era bello volte. Perché nei teatri, figurati, la gente faceva proprio a botte per entrare. Questo sicuramente abbiamo. Io mi ricordo con la pagella incassavamo 10 milioni a sera. Cifre astronomiche. Si pagava 500 lire gli adulti e 200 lire i bambini. Vedi quanta Madonna, gente. Madonna. Senti, ma Umalamente era sempre uno bersagliato. Umalamente, sai, era sempre questo tipo, hai capito, ben vestito, tutto deve dare loro. Insomma, io però ci sembra a parte il povero Guaglione, insomma, l'hanno accesa la moglie, l'hanno acceso suo fratello, perché poi alla fine doveva finire, insomma, che povero Dio, povero Guaglione, insomma. Bellissimo. Dunque, il nostro Mario Trevi, come anticipatore, come vi ho detto prima, a differenza di tanti che hanno aspettato la morte di Pino Daniele per interpretare una serie di canzoni, Mario Trevi nel 95 ci ha pensato ad omaggiare. No, ma io questo lo devo dire perché lui nel 95 ha fatto un CD, un LP tutto dedicato a Pino Daniele. Questo sintomo di due cose importanti: che il grande artista riconosce con l'altro grande artista. Tu sai che a me non piace far sapere alla gente che io ho conosciuto questo, ho conosciuto quello, ho fatto questo, ho fatto quello, perché la gente sa tutto. Anche se io dico una sciocchezza, loro sanno che non è vero. Questo disco è nato perché io a Forme mi incontrai con Pino Daniele, e allora lui mi disse, vicino a me mi disse: Mario, io sono contento che il Napoli tenano cantando con te, perché sei uno che mette orgoglio a Napoli. Dice: ti sento, sai, mi stai dando l'idea di fare un disco in tuo onore. E lo chiamai Niente Trevi canta Daniele. Ecco. E l'ho fatto, l'ho fatto. Adesso ci sono cantanti, come hai detto tu, che non hanno conosciuto. Hanno approfittato dell'occasione che è morto Pino Daniele. Esatto. Io questo ci tenevo a dirlo. A questo punto ascoltiamoci da Mario Trevi, Napoli 1995. Thank you.
volena campanata. Quindi vi che insieme a lui una volena tutta lo scuola mi ha sapa tutto nulla ma non sanna una volena sola una volena carta Indovina chi viene in radio. Allora, come era immaginabile, abbiamo avuto un sacco di segnali, di messaggi, di tutte queste diavolerie varie da parte di tanti amici che stanno ascoltando questo incontro con Mario Trevi e ci hanno chiesto le più disparate canzoni. Noi vi accontenteremo solamente su una canzone e saluteremo tutti quanti voi, in particolare Mimmo Falco, grande giornalista, e Rino Cesarano, che è un grande giornalista sportivo strepitoso. Salutiamo questi due cari amici tra i tanti, ovviamente, a cui, pur non facendo il nome, diciamo un grazie di vero cuore. E andiamo ancora avanti con il Mario Trevi che si ricicla, diciamo, ma che ne fai del differenziato? Lui divide un po' e improvvisamente fa una considerazione che secondo me è giustissima. Cioè, se Carosone negli anni 50 ha, diciamo, stravolto in termini positivi la canzone napoletana, Arbore ha fatto più o meno un'operazione simile. Arbore è stato molto furbo. È stato un furbastro. Arbore ha fatto una furbata. Lui che, aveva però pure grandi appoggi. Che l'arte dovrebbe dargli l'ergastolo. Tu dici perché? Tu dici perché? Perché noi che facciamo questo da una vita, tu pensi che io avevo 12 anni e già teneva voglia di cantare. A 14 anni mi hanno portato a Napoli, che io pensavo che Napoli era da Cericere, una grande nazione. Tu, mi vedevo sperduto in questa grande città. E dovevo andare al conservatorio dal maestro Attilio Staffelli per essere insegnato delle cose che io ringrazio veramente di cuore ancora oggi a questo grande uomo. Che cosa è successo? Che Renzo Arbore si è incontrato con Roberto Murolo. Sì. E il Roberto Murolo, se si faceva i fatti suoi, e tu dici, ma come le sai queste cose? Le sai. È la storia, è la vita. E perciò le dico a pubblico, perché sennò potrebbe essere anche... Per noi, ecco. E allora si è incontrato con Roberto Muro, a casa di Roberto, e lui, insomma, voleva fare tutto un genere all'italiano, con questo blues, insomma, sta musica negra, capite? Insomma, cioè, le sue passioni, perché a lui gli piace, sto fatto lo clarine, tanto che ha portato a Sanremo il clarinetto, va bene. E allora, Roberto Murolo, siccome che tu sai che in questo mestiere basta una parola e tu vai a rubare un castello, e allora a un certo momento disse, senta, ma perché non fai una cosa? Perché non pidi che le canzoni Carosone, che le canzoni per esempio di Voluna Rossa, che questo, che l'altro, e li fai a modo tuo, insomma, hai capito? E fai un poco all'americano, un poco napoletano. E Renzo Arbore ha avuto subito questa polce da orecchie. E che ha fatto Renzo Arbore? Ha fatto una cosa troppo furba, che poi è una cosa napoletana. Si è pigliati i migliori musicisti napoletani. È perché noi siamo più furbi di tutti i furbi a Napoli, no? Chi se che ha fatto? Ha pigliato e aiutato ad ampliare Renato Carosone. Che significa, ragazzi che siete in ascolto, ampliare? Carosone ha cominciato con 3 persone, poi 4, poi 6, di grandi artisti tipo Gigi Di Giacomo, eccetera.
è tipo Van Wood. Giorgetti. Che cosa ha fatto questo signore? Ha pigliato, ha detto, ma sai che faccio? Mo' piglio blues, poi piglio a carosò, poi piglio una rossa. Gli metto nel mix. E metto in da bottiglia. E sbatte e gli esce fuori quello che ha fatto. L'orchestra italiana di Renzo Arco. È chiaro. Dunque non ha fatto niente. Ha pigliato a carosò e l'ha fatto diventare 30-40 persone con un palcoscenico. Ecco. Tutto qui. Perché non c'era la zingara per indovinare, certo, certo. Era molto semplice, perché le cose di Carosone, e logicamente lui da Carosone aiuta a fornire, per esempio, funicoli funicolà, vabbè, sempre con lo stesso caffè, criterio. Però, hai capito, l'ha messo lì con della gente veramente musicisti, competenti in materia, e ha detto, aspetta, poi dice, ma così, è bravo a Denso Arbore. Ha fatto, come dire, ha scoperto l'America, è il caso di dire. Intanto, ovviamente, con i mezzi a disposizione, lui aveva sponsor il Banco di Napoli, aveva appoggi anche politici. Ma tu sai, ma tu pensi che a un certo momento, no? Napoli, vedi che vergogna, che vergogna per noi napoletani, e che bravo a Renzo Arbore. E beh, indubbiamente. E sai sì. Perché? Perché sono stato pure là, all'università, hanno fatto insomma il premio a Totò. E chi l'ha messo in mezzo a suo premio? Niente di meno Renzo Arbore. Che non c'entra niente con Napoli. Renzo Arbore è un bravo artista, è un bravo cantante, è un simpaticone, è un grande avvocato, una persona intelligentissima. Però chi c'ha sec? Era essere minimo Osin che ha fatto questo fatto a Totò. Hai capito? Chi invece Osin che stava là come il cavolo a merenda? Non so, allora, ti spieghi benissimo. Allora, ovviamente anche Mario Trevi dà una certa risposta, dovuta, diciamo, anche ad una ottima occasione che gli viene data da un impresario, e si scopre anche lui, diciamo, cantante più moderno, insomma, rispetto alla canzone classica. Che sì. Cosa ti inventi? E mi inventi che praticamente te l'ho detto prima, no? Ecco, rivediamo al pubblico. Questo qui, meno male che questo è napoletano, diciamo così, è della provincia di Napoli, un casertano, meno male, meno perché male. Se mai di fosse stato un hollywoodiano, io essere detto che schifo Napoli, che ha fatto questo? È venuto su un matrimonio e mi ha detto, signor Treve, ma voi non state bene in mezzo a queste cose, che dovete fare in mezzo a questi cantanti? E voi siete uno che ha delle cose da dire, perché non facciamo una cosa, diamoci un appuntamento, perché io voglio farvi capire certe cose. Io l'ho guardato, per la verità l'impatto, ho detto, questo sarà un mezzo ubriaco, perché stavamo all'hotel La Sorrisa. Poi mi ha dato il biglietto di visita e ho detto, ma io voglio vedere questo chi è. Sono andato su internet e ho visto www.azzurraspettacolo.net e c'erano dei cantanti tipo Toto Cotugno, Enrico Ruggero, ma un mare di cantanti importanti. Che all'epoca, nel 2010, c'era il budget che era 40.000 euro, 20.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro. Ho detto, ma fammi vedere questo che vuole. L'ho chiamato, ci siamo incontrati e lui mi ha detto, vuoi fare questo? Se vuoi fare questo, io sono pronto. E mi ha messo a disposizione uno spettacolo veramente che io sono rimasto incantato. Non abbiamo fatto niente di strano, abbiamo preso le canzoni classiche napoletane e l'abbiamo raddoppiato, tutto qua, l'abbiamo fatto più veloce, però mi ha messo vicino un'equipe bella e simpatica, ci sta una ragazzina molto bella, dei giovanotti che sono molto o più grande di età, te ne 22 anni. Quindi io sono il nonno in mezzo a questi ragazzi. Tanti e giovanissimi, questa è una cosa bella. Guidati da un grandissimo e stiamo girando con questo spettacolo dal 2010. Fino a 5 anni fa si chiamava Mario Trevi Luna Bianca, sì. Adesso si chiama Tu fa l'americano con Mario Trevi. Che poi è la stessa cosa. Allora... Che lui ha curato anche questo, ha detto guarda, Tu fa l'americano, ti metterà la giacchetta Yank, la camisa nera, la cravatta Yank, gli scarpe bianche e nere. Cosa sennò, che hai fatto? Sennò, sta ancora più là, non si chiude Tu fa l'americano. Allora, per capire di cosa parliamo, adesso ci ascoltiamo di seguito due canzoni. Classiche tutte e due, Tu fa l'americana e io. Prima mi parlo nere e poi ecco, allora mi parlo nere e accontentiamo un attimino tutti i nostri. Accontentiamo amici. I giornalisti ecco, vanno.
parla di te, tutto quanto mi parla di te. M'hanno detto che vuoi pazziare con il cuore mio, e te ne ride me. Ma parlo di te e non voglio sentire che hai sonno per te l'amore senza amore. E solo male, male mi può fare. No, parlo di te, tutto quanto mi parlo di te, ma non sanno che tu sei tutta vita mia, e che io amore quando perdo te. Parlo di te, tutto quanto mi parlo di te, ma non sanno che tu sei tutta vita mia, e che io amore quando perdo a te. E che amore quando perdo te. Indovina chi viene in radio. Quando si ascoltavano queste canzoni, si ascoltano tutte, ti accorgi che c'è una grande orchestra che accompagna il canale, non i campionatori, insomma. Ti voglio raccontare la cosa di Giuseppe Anepeta. Voi giustamente che siete in ascolto, perché sento che questa radio è ascoltata anche da persone intelligenti, non perché gli altri siano credibili, diciamo culturalmente, sì, attenzione. Sì, sicuramente sì, possiamo dire. Ci sono anche persone molto colte che ascoltano questa radio. Non è che io voglio dire queste cose per far capire che sono uno che sa e come. Sono successe proprio con in prima persona. Giuseppe Aneve da un certo momento mi fa: ma che ti ma fa? Dietro alle quinte del teatro mi dite. E dico, ma che ti ma fa? Io ho già cantato questa cosa. Voi me l'avete cagnata pure, l'avete messa una terza in coppa. Come faccio? Allora lui mi fa: cretino. E che ne sono scemi. E perché, scusate, ma io salgo prima una terza in coppa e poi scengo una volta a due te. Allora io non capivo che si scengo una volta a due te. Ma se scendete a due e come? Gesù, trasenata volta in dato una lettatoia. E allora, quando uno dice vicino al maestro: maestro, ma mo come facciamo qua? E lui dice: non ti preoccupare, non tremmo. Pensa che noi tutta la serata, da quando incominciava il Festival di Napoli,
dalle 21 di sera fino a 3 a notte che c'erano verdetti, che erano trasuti, che erano usciti, che era andato in finale eccetera, tremavano proprio tutta la notte. Perché non è che ci stavano i cantantini così, capito? Là, bello e buono, girava lui che arriva Giacomo Rondinella, poi va a lei, arriva a Paris, poi va a lei, arriva a Ricci, poi arriva a lei, arriva Bruni, poi arriva a Carlo Esposito, poi arriva a Giuseppe Anepoli. Allora, questa tensione, questa cosa così, poi aspettavi il verdetto di questa canzone, se era andata in finale o non, e a un certo momento tu mi devi dire come faceva a non essere nervoso, ritmato, insomma. Indubbiamente, indubbiamente. Benissimo, Mario, siamo arrivati al termine di questa bellissima chiacchierata che noi poi ci pigliamo l'impegno solenne di rifare a breve, insomma qualche cosa insieme dobbiamo comunque pur fare. Allora, ripetiamo come avevamo detto in precedenza, io sbagliando, tuo fallo americano, io sono mia nella nuova versione di Mario Trevi. Mario, grazie per la tua venuta qui a Radio Amore. Grazie a te, grazie a tuo figlio, grazie a questa bella radio, Radio Amore, i migliori anni, Radio Amore, insomma, degli innamorati, degli appassionati della canzone. Veramente grazie con tutto il cuore, sono veramente contento di essere venuto qui stamattina, e un bacione forte, 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 forte a voi tutti napoletani e non. Evviva Napoli, evviva la canzone, evvivo Vesuvio, evvivo Mario Margellina. Evviva Mario Trevi, ciao a tutti! Porto canzone cu, non stai marete, una cupulella ca, vicinezzata, passa scampagnando, battuleta, con mano a papà te fa guardare. Dopo parla americano, 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 sentami chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, cosa senti di stupà? Tra ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma in sfondo lega me, chi te li dà? Forse è di mamma tuo parla americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senta me non c'è sta niente a fa. Ok, la pulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Come devo capire, io devo bene, se tu le parli miezza americano, e quando si fa l'amore sotto la luna, come deve l'ingaveria e lo più. Tu vuoi fare americano, 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 senta me di tuo papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, oh, tu siete di stupar. Qua ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi del camello, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare americano, 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 assegnati in Italia, se da me non c'è sta niente a fa. Ok, la burina, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Giornate sole, un'aria serena,
dopo una tempesta. Con l'aria fresca fare già una festa, che bella cosa è una giornata e sola. Ma nato sono più bello in lei, oh sono lì, stando da te. O sola, o sola, mi stambronda a te, stambronda a te. O sola, o sola, mi. Luce nell'astra, la finestra tua, na lavannara, cante se na va. Spalle canto, luce nella strada, la finestra toia. Ma non tu sola, più bello in me, oh sono lì, sembro da te. Oh sola, oh sola, mio, sembro da te, sembro da te. Quando fa notte, io solo se ne scende, ma vedo quasi la malinconia. Sotto la finestra, troia resta ria. Quando fa notte, io solo se ne scende. Ma nato sono, più bello in me, oh solo lì. Sandro da te. O sola, o sola mi Sandro da te, Sandro da te. O sola, o sola mi Sandro da te, Sandro da te, Sandro da te, Sandro da te, Sandro. Avete ascoltato? Indovina chi viene in radio. A risentirci al prossimo ospite.